Eccoci qua nella battaglia delle sigle, effettivamente parlando adesso. Ma comunque le cose al sondaggio a schermo non serve, che tanto poi metterò alla finita tutta questa battaglia di sigle, la puntata finale, metto lo screen con tutte le votazioni, così vedo. No, sì, okay. Però volevo mettere quello che voti con il numerino in chat invece di cliccare con il coso che esce fuori a schermo. Carino. Devo vabbè, per la prossima guardare volta, perché non ci ho guardato sto giro. No, le sigle morte non importa, ragazzi. Se no ci mettiamo le sigle morte, ci vuole una live solo per dirlo. Amici, allora, vi ricordiamo brevemente, siete voi in chat che votate, mi raccomando votate la sigla, non perché mi piace Dragon Ball e quindi l'ordine energetiche e voto, no, votate, cercate si vota la bellezza della sigla della canzone, sì, ma anche, anche il video magari, no, anche del video, la sigla di per sé, indipendentemente da quello che è il cartone animato, però. E allora, io direi che se siamo pronti iniziamo ufficialmente questa seconda puntata. Vai. E io inizierei con la categoria numero 7, visto che ne facciamo 6 per live, ed è il World Masterpiece Theater. Cos'è il World Masterpiece Theater? Non ho la minima idea, Fabio, dimmi. Allora, il World Masterpiece Theater è una serie di anime prodotti con cadenza annuale dal 69 al 97, cioè, poi ha avuto una pausa, e poi dal 2007 al 2009, dalla Nippon Animation. Sono serie che sono ispirate dai romanzi della letteratura per ragazzi mondiale, non quindi giapponese, quindi libri, romanzi per ragazzi adattati ad anime. Certo. Ok? Quindi andiamo a vedere adesso l'equivalente del fabbricante di lacrime su Netflix, praticamente. Moro, non fare paragoni deficienti, dai. Va bene, andiamo, scusate, avanti. Prego. Scoprirete adesso quali sono le varie opere dalle sigle. Iniziamo quindi la prima delle cinque sigle, così. Cantiamo insieme, per favore. Ma ce ne allora, sono allora, questa è la prima. Noi la commentiamo, dopo alla fine commentiamo, ognuno di noi commenterà come l'altra volta. Esatto. Questo è il World Masterpiece Theater numero 17, così per la cronaca. Sigla di Alessandra Valeria Manera, Nini Calucci e cantata da Cristina D'Avena. La famiglia Montrap, tutti insieme appassionatamente. Questo è, cantiamo. Sì. Sì. Andiamo con la seconda. Ah, una premessa voglio fare. Ho eliminato le sigle che durano più di 3 minuti e 10 secondi. Ci come sta. L'altra volta abbiamo droppato Sakura. Ci sta.
Quindi massimo magari quelle 3 minuti tante iconiche tieni nello stesso, al massimo le tagliamo noi. No, già ci ho pensato, lavoro le taglie e cuci, l'ho ridotte il più possibile, dico, ma che vada massimo 3 minuti durano, ma ce ne sono poche di quella durata, quindi tranquilli. Andiamo con la seconda, andiamo a vedere quale del secondo, quale è, cioè, però qui non mi aiuta il lettore. Non hai perso le freccine. Non ho le freccine, devo cliccare così, perfetto. Ecco. Delle cosce giganti quel petauro. Cos'è? Le voci della savana. Ovviamente i commenti dopo. Mostri, e amici, ringraziamo tutte dopo. Le sub, ovviamente sono mutate. Grazie poi Gatto, grazie Ale. Alla fine ringraziamo tutti uno. Grazie uno. Manuela, ringraziamo poi ringraziamo in caso per bene. Quindi sì. Worldmas Pestiate numero 18, stessi autori di quella di prima, quindi Sandro Valeriano e Nini Caluso. Che vabbè, tutti il 90% delle sigle sono. Sì, amici, si vota sempre la canzone lì. O il video, non per sì, esatto. Quante ne sono per round? 5. Questa è già la seconda. La terza, qualcuno l'ha scritta in chat, quindi andiamo a vedere. Vabbè. Queste mani giganti. Tutti abbiamo nel cuore una mamma e un papà. Ogni giorno il loro amore ci guida sempre più in là. Chiata male con la scena. Giù di non ha nessuno. Gamba!
Tra l'altro, cosa Papa gamba è la lunga trama di Hellblade 2, che infatti parla di schizofrenia e queste cose qua. Questa la ricordavo perfettamente. Eppure è trasmessa anche recente su Italia 1 adesso, se non sbaglio è uscita addirittura la settimana scorsa, per dire. Intanto torna da 10 anni, però. Intanto tornano. Questo è il World Master Pistiate numero 16. Andiamo alla prossima. Vai, perché ridi? Sono due. Non posso sbilanciarmi, ma tireremo le somme dopo. Ci mancherà, sentiamo. Ma ricordo. Non c'era bisogno, no, Peter, comunque me la ricordavo anche questa molto bene, sì. Come vedete tante basi le riutilizzavano per un sacco di cartoni, cioè, puoi vederci veramente di altre 18 sigle in tutte queste che stiamo sentendo. Sì, la voglia, anche infatti è di Nini Carucci. Sì. Cioè, torniamo infatti al discorso. Torniamo al discorso, se sono sempre quelli gli autori. Ultima sigla, qui faccio una piccola premessa, Lesa sa. Sono curioso di sentire le vostre reazioni, che è molto particolare. Ah, okay, ok, quella là, ok. Capito. E poi sì, anche dalle immagini qualcuno dirà qualcosa. Voglio... Vediamo. Sono curioso. Andiamo all'ultima. Questa è la storia vera di uno splendido bambino che su lungo viaggio per andare giù in città. Il sole avvolge il monte in un tiepido mattino. È dell'Istituto Luce? Chiedo perché, no, per sapere. Spicchi di cielo tra baffi di fumo e un dolce profumo di felicità. Risplende l'arcobaleno, il cuore è sereno, sereno. Spicchi di cielo tra baffi di fumo, arriva qualcuno e Romeo se ne va. Si lascia dietro i suoi monti e parte un po' mogio per nuovi orizzonti. E il fumo vola su, fino ai confini del cielo. E lui cammina e va, e lui cammina e va. Per arrivare in città. Questa è la storia vera di uno splendido bambino ed è sul lungo viaggio per andare giù in città. In questo viaggio poi Romeo fa lo spazzacamino assieme a degli amici che ha incontrato qua e là. Spicchi di cielo tra baffi di fumo, l'inverno è più scuro che mai. Romeo continua il suo viaggio con tanto coraggio. Che viaggio!
non so. E con spicchi di cielo tra baffi di fumo finisce, sì, la categoria World Masterpiece. Ma era, praticamente, allora, a parte che era uno spin-off di Heidi, questo qui, credo. Sì. Però sai che non era male. Aveva dei cambi di musica, ci hanno provato a fare qualcosa. E l'anime è appunto ambientato in Italia. In Italia. Alpi. È preso dal libro I Fratelli Neri, come potete dato leggere anche dalla sigla. Ambientato in Italia. Colo degli Alpini, assolutamente sì. È molto particolare, quindi vi mettevamo a votare 2 minuti? Sembra di sì. Era 2 o 3, non mi ricordo. No, 2. 2, votate. Vai, iniziate a votare, quindi lasciamo parola a Moro. Allora, dai. Avevamo Cantiamo Insieme, Le Voci della Savana, Papà Gambalunga, Peter Pan e Spicchi di Cielo tra baffi di fumo. E allora, per me, quasi a mani basse come canzone, l'ultima. Cioè, Spicchi di Cielo era bellina. Ci sta. Io ho votato Gambalunga. Papà Gambalunga è sicuramente quella più, cioè tra tutte, quella più iconica. No, però è come quella più iconica, ha meno cambi di musica di questa qua in realtà, quindi strutturalmente come canzone sicuramente è l'altra, cioè per me le altre tre facevano proprio cacare. Io l'ho votata più che altro perché secondo me come sigla funziona abbastanza, te la ricordi? No, ma ci stava, infatti Papà Gambalunga. Anche per i bimbi. Sì, poi va bene, perdere Peter Pan, poi parto un po' prevenuto, la fisionomia dei che personaggi. Lo odio a morte proprio Peter Pan. Me la ricordavo, però non mi ha mai è la più famosa, è un pezzo di merda Peter Pan. Poi le altre due, anche Cantiamo Insieme che volevo accoltellarmi, e Le Voci della Savana che non è malaccio alla fine, è un troppo, savana, anche sono tutte derivative, poi ricordano altri pezzi. Però secondo me quest'ultima era proprio invece una bella canzone. Votate, mi raccomando, manca meno di un minuto. Poi il testo dei tocchi di fumo e la bamba, insomma. Allora, probabilmente, visto che Romeo, cioè il protagonista, fa lo spazzacamino, avranno giocato con il fumo dei camini che lui va a pulire. Credo tu così a questo. Sì, i baffi di fumo sono... Non credo che i bimbi si... Le fumate. Ma che ne sai? Erano molto birichine le sigle dell'epoca. Ricordate di Pollon con sempre il talco, ma non è... Sì, no, ma infatti erano un po' furbettini. Comunque io mi associo facciamo a Moro, che per adesso sì, sono d'accordo con Moro, ha detto ho votato anche io Spicchi di Cielo tra baffi di fumo, premio l'originalità, ci sta. Un Colo degli Alpini, una sigla che ti parte lenta che poi inizia a salire, è finita? No, manca poco e sta finendo per pochissimo. Papà Gambalunga. Se la sono giocata Papà Gambalunga e il pacco di bamba, però alla fine ha vinto Papà Gambalunga, sì. Con Spicchi Cielo a 75. Comunque è piaciuta. Comunque è piaciuta. Sì, non me l'aspettavo su Spicchi di Cielo. Peter Pan si è difeso con 10, dai. Si è difeso con 10, 9. Cioè, Cantiamo Insieme va benissimo così. Cantiamo Insieme 6 e allora, 9. Ok. Possiamo andare avanti. Allora, ragazzi, Fabione. Categoria numero 8. E qui, secondo me, è una delle due categorie più toste. Vi dico solo il titolo. Per vendere giochi. Ah. Per vendere giochi, beh. È pieno. Quindi 5 sigle inerenti a... 5 sigle inerenti? Qualcosa che esiste, quindi giochi. Sì. O video, che siano videogiochi. Sono curioso, lo scopriremo dai. Guardando la prima delle 5 sigle. Quindi ripartiamo. Oh, bene. La creatura più potente, oggi chi sarà?
e finisce così. È molto carina, ma la conoscevo. Questa me la ricordo. Cantata da Sara Balbarani. Sì, c'è bisogno di ricalcare tanto il cognome, va bene. Tra l'altro scritta da Nuvola, Maurizio Bianchini e Graziano Pegoraro, per chiudere il cerchio. Che hanno scritto anche una canzone di Mietta, per sé. Che si chiama Il seguito di Baku. Allora, andiamo alla prossima sigla. Dai. Sto guardando qual è. Ok. Ah, qualcuno scrive, ragazzi, ci sono molte categorie, quindi non per forza alcune sigle sono in categorie che possono non essere più idonee. No, lo dico alla chat che ho visto hanno scritto un po' roba. Seconda sigla. Se il cuore batte in play, sei già uno di noi. Scommettici di più, puoi farcela anche tu. Il vida mondo impazza, la sfida ora è aperta. Chiamato presto è qua, la sua Cobra Blade. Accendi un sogno nella testa. Sei grande, forza, vinci, vita. Provisci, sorprendi, ciò che è un sogno. Vidaman, ho rischiato di partire Naruto più di una volta. Le conosco tutte. Tra l'altro sai che, piccolo fun fact, non ho mai visto questa cosa qui io, ma avevo un Vidaman che l'avevo trovato in una pasqualina che avevo preso in una... Pensavo ci fossero i giochi che volevo io, ma in realtà in quella pasqualina c'erano giochi vecchissimi, perché si vede che era una rimanenza di qualche tipo. E dentro c'erano gli Exogini, Bidaman, tutte robe vecchissime. Comunque ricorda molto come design, in versione un po' incicciottita, il Medarot, quello dietro, il pistolino Vidaman, vi dico solo chi ha scritto questa sigla, quindi il testo è di Antonella Ruggero. Antonella Ruggero. Per dire, cantata da Maxen, così. Per dare giusto. Adesso me le ricordo tutte. E sai quale si ricorderai sicuramente, Marco? Vai, vai. La terza. Spacco tutto io! Calmate i vostri bollenti spiriti, ragazzi. Non sarei così sicuro, ti guardo. Calmate. Cos'era? La seconda era... Questa è la seconda. Aspetta. No, la seconda dei Beyblade era questa. Seconda e terza, perché la terza sigla hanno utilizzato questa. Che già i soldi erano finiti a Mediaset, quindi hanno utilizzato questa. Quindi un saluto a me. State calmi perché Le prossime due. Non avete idea delle prossime due. Se vi siete gasati con questa, figuriamoci con la prossima. Vabbè. Let's go. Non lo perdi mai di vista, sei un pilota in gamba e lo sai.
un'auto che è un portento. Vai veloce come il vento, ti diverti e non molli mai. C'è sempre un'altra corsa ancora da affrontare e un percorso da provare, ma col turbo dentro al cuore tu sei già un campione. Let's excel, ti rombo alla partenza, metti tutta la potenza sulle ali del tuo turbo, fuori e sei il più furbo. Let's excel, la tua macchina è potente, ogni gara è più avvincente, corri verso la vittoria, questa è vera gloria. Let's excel, let's go, let's go, let's go, baby, baby, let's go, let's go, let's go, everybody, let's go. Danza delle streghe di Gabri Ponte. Oh, no, no, sì. Ma sarà dura, decidere. Ragazzi, let's and go. Tra l'altro, è questa quella che hai tagliato, no? Volevo sapere. No, questa è intera. No, questa è intera. Ma il titolo originale c'entra niente con Let's and Go? Sì, sembra di sì. Sì? Sembra che si chiami proprio Let's and Go, che comunque c'è Let's and Go nel titolo originale. Perché Let's and Go sembra tanto quella parola che Giorgio Vanni mette in inglese. Sì, no, 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 è proprio Let's and Go. Okay. Queste due che abbiamo sentito di fiera sono spettacolari tutte e due. Let's and Go-schi. Inutile dire che questa è di Longhi Vanni, inutile, certo, anche certo. Una cagata, sì, dirla. Ovviamente. Anche la prossima è di Longhi Vanni. Vai. E mo so cavoli. E mo so cavoli. E beh. Gonna
bellissima. Tra l'altro vorrei una piccola parentesi che non riguarda tanto la sigla quanto l'anime. Sì. Guardando la sigla, però, quanto si vede che non doveva essere poi quello che è diventato. Sì. Cioè, delle robe cattivissime, fighissime, disegnate incredibili, robe del genere, che era molto fa rosicare un sacco. Mi raccomando, però, dovete votare la sigla. Esatto. Mi raccomando. Esatto. Io, ragazzi, chiudiamo questa categoria. Ah, l'ultimo. C'è l'ultimo. Questa è l'ultima. No, questa è l'ultima. Ah, io vi dico, io comunque rimarrò su Beyblade. Allora. Credo sia la più. Io su quella Let's con più go, cambi invece. Di musica. Sai su che. Allora. Anche io sarei quasi più per Let's Go. Yu-Gi-Oh! C'ha la. Parte benissimo per me. Sì. È proprio figa. Sono belle, però, tutte e tre le ultime. Però si perde un pochino dopo, diventa più monotonina. Mentre invece forse Beyblade, da questo punto di vista qui, vince. Let's Go forse però quella un pochino più... Beyblade è quella che secondo me ha più cambi di musica, più gioca di più. Let's Go è bellissima, anche quella molto dance. Yu-Gi-Oh! È sempre dance perché si vede che è fatta dal duo. Anche loro amano il dance, lo fanno dappertutto. Però Beyblade è quella che proprio mi... Yu-Gi-Oh! È più musicalmente incredibile. Yu-Gi-Oh! Gli do solo una colpa ed è per quello non la voto. Voto Let's Go. Yu-Gi-Oh! Okay. Una colpa. Non ha una seconda strofa. Sì, sì, già. È quello che dice Moro. Diventa monotona. Sì, sono d'accordo. Pecca, è cosa che poi su GX e l'altro Yu-Gi-Oh! Invece c'era la seconda strofa. Peccato per quel motivo. Peccato perché invece parte da Dio, però. È molto bello, esatto. Sì, parte da Dio, poi si perde ripetendo sempre, gioca la partita, vince. Perché non c'è una seconda strofa? Con quella poi strofe a caso inglese ogni tanto. Che vabbè, ma quella l'ha messa in tutte le cose. Però qui è lo senti tanto, lo senti. Cioè, ma Let's Go ti pompa. Cioè, però invece Let's Go ti pompa tanto, bella, molto bella. E anche Let's Go. Però alla fine ho votato Beyblade perché un pochino. Sì, anche l'abbiamo votato 1-1-1 noi tre. Sì. Ci sta tanto. No, io ho votato Beyblade pure. Beyblade. Vabbè, ok. Abbiamo fatto Beyblade con Let's Go. No, io ho votato Beyblade perché secondo me è quella più musicalmente più completa per me. Comunque, intanto ringraziamo Elia, Modgus, Benzinaio, Luffaele, buona fortuna per il concorso, Capitan Nemo per la sub regalata e Dani. Concordo, sì, facciamo bene a ringraziare forse sì, mentre facciamo la votazione. Elia l'ha ringraziato? Sì, tanto abbiamo più o meno abbiamo finito di dire. Vince Yu-Gi-Oh! Vince Yu-Gi-Oh! Vince Yu-Gi-Oh! 95. 95 contro Beyblade 77 e Let's Go 50. Ah. Sì. È stata bella. Anche, erano molto belle anche Bakugan e Bakugan. Di Bakugan a me non piace. A me piace. In realtà mi guarda che mi piace. Sono carine tutte quante. Secondo me queste. Forse è la categoria migliore che abbiamo sentito. 77. Sì, forse quello sì, Marco. B Daman 6. Stiamo che lei scrive i risultati. Intanto vi annuncio la categoria numero 9. Anche la prossima sarà bella tosta. La categoria va bene. Compagni di viaggio. No, i comunisti, grazie Liu. Assolutamente. No, no. Ragazzi, io non lo so come andrà a finire. Grazie, qua. Io dico una cosa. Partiamo col botto, anche se Marco non sarà d'accordo. Partiamo, dai. Va bene. Non sarà d'accordo, lo so perché... Che categoria è questa, scusa? Digimon. Ah, beh. Compagni di viaggio. Ok. Salutiamo la sigla, ragazzi,
ragazzi. Addirittura una seconda voce alla fine, molto bella in realtà la sigla. Io sono Ma invece è molto bella, sì. Sono assolutamente imparziale, limono tutta la chat. Certo, allora, no, in realtà, per quanto non sia un amante del brand, in realtà è una bellissima sigla. Ah, come al solito si vede quanto si copiavano a vicenda, sia a livello di musica che a livello di testi, nelle cose che dicevano, che scrivevano, però vabbè, non importa. E a proposito dei testi, testo di Bruno Tibaldi, musicata da Stefano Lucato, seguita dai Manga Boys, e poi conosceremo anche per altre sigle che probabilmente incontreremo più avanti. Addirittura alla fine c'è una seconda voce in controtempo, sì. Una roba che nelle sigle comunque non si vede spessissimo, quindi molto carino. E allora, ragazzi, dopo Digimon direi di abbassare un po' la qualità. Andiamo. Ecco qua. Ecco, si trasformano. Hanno gli occhi magici. Vabbè. Ecco, si emozionano. Toccano questo. Vota la sigla, ragazzi. Simpatici gioia li valgono molto di più. Con i poteri delle pietre brillando. Ci stanno accanto contro le difficoltà. Ma c'è qualcuno che ben presto li sfiderà. Se siamo uniti riusciremo a vincere. E viva i Jewel-Chan. Ecco, si emozionano. In realtà, Jewel, musica, ragazzi, la musica è molto bella, in realtà. Cioè, fa addirittura delle cosine, esatto. Cioè, sale, scende, cambia musica. In realtà non è male per niente. Purtroppo, a livello di design, vabbè, quello è un altro discorso. Ricordatevi che bisogna votare la sigla. Ecco, Fabio, perché... mi guardate sulle robe scontate. Stream, cambia la qualità di stream da 1080p 60fps a 720p30. Perché quando c'è confusione, scatta. Cioè scatta, no. Dopo non si vede male. No, tanto è più piccolo. E 720-60, no? No, tanto non sono 60 frame queste. Non serve. Credo sia cambiato. 37. Comunque, amici, vi ricordo, si vota la musicalità della sigla e al massimo visivamente. Non dite, ma questo design è brutto, se no io non dovrei votare i Digimon. In realtà invece è molto bella la sigla. Quindi, allora, siate oggettivi. Esatto. Andiamo alla terza, rialziamo un po' la qualità nostra, rialziamola, dai. Un pochino sì. Dai. Si chiama Fabrizio, ragazzi. Allora, io vi dico la verità, in realtà abbiamo abbassato il livello, secondo me, anziché alzarlo. Come musica, secondo me, siamo... Poi con Friends, Amici sotto. Friends, io... Per quanto in realtà più che altro a me Mirmo piaceva moltissimo, ma anche una Mirmo Zipang. Cosa dice? No, dice Zibang, che è la sua formula. Ok, sì, la formula magica. Me lo ricordo bene. A me è piaceva tantissimo Don Mirmo. Che poi il nome giappo è Mirumo, se Mirumo, non sbaglio. Mirumo. Immagino, appunto, come diceva Marco, non sono neanche Camille, no, chiaro, Fabrizio. Chiaro. No, sono assolutamente no. Anime mai finito in Italia, cioè è stato interrotto e mai trasmesso, è stato trasmesso il finale solo su Hero, su Digitale Terrestre a pagamento, non volete sapere come finisce. E allora, finisci. Allora, testi, musica di Max Long e Gio Giovanni, questa tra l'altro. Si sente il dance. Si sente il dance. Però, dicevo, a livello, cioè,
mi raccomando, ricordo anche già, bisogna votare la musica, non l'affetto che abbiamo per quest'opera, anche perché a me piaceva Mirmo, e lo trovo anche molto carina come mascotte, cioè ha tirato fuori tanta roba anche per gadget, oggettistica varia, sicuramente che funziona, però la musica per me è tutta uguale, sciocchina anche in italiano, che va bene che per bambini, ma forse un po' troppo... poi ripetitiva, non lo so, non mi fa impazzire. A livello musicale ho preferito di gran lunga le altre. Ah, la gente vuole sapere come finisce Mirmo, guarda. No, no, ma non, non so se voglio, magari... di 20 anni fa, però, dico, datevela so. Sì, adesso tanto si trova easy, cos'è. No, non spoileriamo, ovviamente. Allora, signori, la quarta è proprio lei. E mo so cavoli vostri. Io di rimetterei 60 frame, però, sembra che vadano un po' più a scatti. A me non, se no, no, vanno molto... vanno meglio, sembra che vanno un po' più a scatti. No, 60 frame chiede più risorse, non ha senso. No, però proprio, non lo so. Fammi, prova a mettere 720 x 60, giusto per vedere, ma non credo... Facciamo la prima. Allora, il cuore ovviamente mi dice Pokémon, ma la musica no. Io rimango con Digimon. Anche perché la se quella... Ne manca una ancora, eh? Ne manca una ancora. Per adesso... Secondo me di sigle Pokémon non è neanche la migliore. Poi. No, è quella che è più, ho più nel cuore, perché la prima che ho sentito, la prima volta che ero davanti alla TV e ho scoperto i Pokémon, quindi il mio cuore dice questa vince tutto, però oggettivamente se devo analizzare la musica, Digimon ha delle cose più interessanti. Allora, anche la seconda, andiamo, ti dirò, ha delle cose più interessanti. Andiamo all'ultima di questa categoria e poi si vota. E vedremo. Questa magari non è difficile che si conosca, però vediamo. Ogni bambino ha un uovo nella sua anima. È l'uovo del cuore che rappresenta la sua vera natura, quella nascosta. Love has come back to me. Eccomi. Tutti quanti a scuola dicono che amo star da sola. Già lo so, quel mio modo strano non mi rispecchia neanche un po'. Io così timida e scontrosa, chi mi fa forte e coraggiosa? E ama in me, anche se non sa la parte più eccentrica e curiosa. Fra le stelle il mio sogno vola, nella notte qualcosa accadrà. Lo so, lo so, un dolce segreto sempre vivrà con me. Love has come back to me. E così questa è la mia storia. Dentro me sento la vittoria. Salverò tutti i cuori che racchiudono. Ce l'ho solo pure. Sì, va bene, ma... Allora, però, aspetta, voglio fare una predict. No. No, sì. Qui c'è lo zampino di Giorgio Vanni, chiaramente. Assolutamente no. Testo di Cristina D'Avena. Il testo di Cristina D'Avena. Vabbè, non gli ha dato i crediti, semplicemente. Musicata da Maurizio Bianchini e Graziano Pegolaro. Cantata, ragazzi, ci Cristina sono delle cosine. Si ripete un po' troppo e mi dà fastidio, per quello non la voterò mai. No, però c'ha delle cosine. Questo. Era partita che ho detto cos'è sta merda. È monotonale fino alla fine. Si ripete, ma non è monotonale. Per niente, in realtà, sale e scende parecchie volte, semplicemente si ripete, cioè fa un arco in cui sale e scende, poi lo ripete esattamente uguale, lo ripete, e quindi ti sembra che stai sentendo sempre la stessa cosa, però fa dei giochi interessanti, peccato, cioè doveva durare secondo me la metà.
Fai partire il sondaggio. Facciamo partire il sondaggio e vediamo un pochettino cosa. Allora, qui avevamo Digimon, Jewel Pet, Mirmo, Pokémon e Shugochara. Shugochara. Io voto Digimon, ragazzi. Sì, sono probabilmente. Sorpresa, vado di Pokémon lo stesso. Probabilmente anche io voto Digimon, nonostante, vabbè, il cuore dice Pokémon, certo, però. Il cuore è Pokémon. Cioè, però allora, io... a me non fa impazzire neanche quella di Digimon, ti devo dire. Jewel Pet mi carine. Faceva abbastanza cacarino. Quella di Mirmo non è una canzone che ti rimane. Non era brutta, però. In realtà ti rimane Mirmo perché dice sempre la stessa cosa tutto il tempo. Però però non lo so, ti direi. Guarda, sono un po' indeciso. A me non piacciono quasi nessuna di queste, in realtà. Però voto Digimon perché effettivamente è quella che aveva un pochino più di musica. Io a sorpresa dico Digimon perché appunto, bisogna essere oggettivi. Per me, nonostante non mi piaccia l'opera, è la più. Pokémon, sinceramente, è stato detto anche in chat. La prima sigla, sì, per me, parlo per me, non è la migliore. No, Pokémon no. Ha 8 sigle italiane, anzi 9 sigle italiane. Pokémon, ce ne sono altre molto più stagioni. Ce ne sono altre dell'avventura che forse è quella Madonna. È il tratto secondo l'ultima con Solovanni. Quella di Oltreciele d'Avventura, perché poi l'hanno fatte altri, che non erano male comunque. È la seconda, Oltreciele d'Avventura. Che anche altre non erano male, quelle non fatte da Vanni. Poi da Always Pokémon dalla terza c'è il duetto Vanni d'Avena. La d'Avena si entra nelle sigle Pokémon. Ovviamente non so, forse all'epoca pensavano che una fatte non dai soliti, però non mi ricordo. Allora, parlando di Mediaset, sono tutte Vanni d'Avena. Quando l'anime Mediaset non rinnovò più, passò a Padua usando le originali cantate in italiano, quindi magari... Forse era una originale cantata tradotta semplicemente in italiano. Tradotta semplicemente in italiano, perché... Vince Digimon, comunque. Vince Digimon, incredibilmente. E anche di non poco, comunque. Sì, per po', bene. Quella bene. Qual era, Vec? Che è forse è pure la mia preferita. Pokémon Advance Battle. A me piace un sacco quella lì. Un botto pure quella lì. Quella è la carica. Bella, bella. Però ragazzi, fermi. Ci sono altre puntate. Non è detto che non spuntino altre. Ocio, questo scoperto. Vince Digimon. Vince Digimon. Giusto, andare. 98, 93, 14, 3. Pokémon secondo, non avevo dubbi. E 7, 3, ok. Giustamente cagate. Categoria numero 10. Grandi classici, ragazzi. Tra l'altro Shugochara è anche un po' patriarcale. Questa potrebbe essere la categoria più combattuta di tutta l'edizione. Io adesso la prossima? So che... la prossima è l'ultima? È la terz'ultima questa. Okay. Grandi classici, quindi, ragazzi, attenzione. Vai. Qualcuno si potrà storcere il naso sulla scelta di questa sigla, però, ragazzi, ci sono altre categorie, capite che... alcune sigle, non possiamo mettere top 5 sigle belle in un'unica categoria, sarebbe un suicidio. Andiamo, vediamo un po' qual è la prima dei grandi classici. Un quadro importante, un grosso diamante, in un istante tu sarai là per fare ancora
E allora? E lo Lupin, l'avventura di Lupin terzo. Sì. Per me la più brutta di Lupin, tra l'altro. Questa, nonostante ripeto, sia molto bella, Ripeto, che, ci sono altre categorie. Eh sì, è che Lupin ce ne ha veramente di clamoroso. Tante, secondo me. Ce ne sono tante. Secondo me qui si iniziava un po', eravamo un po' pieni della classica dance di Giorgio Vanni, diciamo. È un po' sempre quella lì. E questa canzone, cioè, se senti questa canzone, cioè, non c'è molto... Mi piace che abbiano voluto mettere il sì, è una reference, è carina che te l'hanno buttata lì in mezzo, perché questa qui viene successivamente a quella. Ne parliamo dopo, sì, recuperiamo del tempo. Andiamo alla seconda. Questa è grande classico. Invincibili guerrieri, valenti condottieri, buttati anima e corpo a Lady Isabel, per diventare santi, per essere cavalieri, han sostenuto prove di rara crudeltà, ma ormai è giunto il momento. Chi vincerà l'armatura d'oro? Sarà scontri sovraumani, duelli decisivi che decideranno chi l'armatura indosserà. È un torneo micidiale, è uno scontro fratricida, il più forte dovrà infine tra tutti trionfar. Chi sarà mai? Chi sarà mai? Chi sarà mai? Chi sarà mai? Cavalieri dello Zodiaco hanno nomi importanti, sono grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfar. Sono i cavalieri dello Zodiaco hanno nomi importanti, sono grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfar. I Cavalieri dello Zodiaco di Massimo Dorati. Molto bene. Commentiamo alla fine. Abbiamo detto. Commentiamo alla fine. Sì. Andiamo alla terza. Vediamo un po'. Verrà, il tuo domani sarà, coi tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità. Come fa per la terra, come fa tra le stelle, tu che puoi diventare un chi? Che fa, cuore acciaio, che fa, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Se dal passato arriverà una nemica civiltà, noi restiamo tutti con te, perché tu... Io non so quanti tempi ti siamo venuti in mente di mettere quel fischio nel sottofondo che era... Dico solo una cosa, poi commentiamo dopo. È la più...
fedele al Giappone. Questa... Eh beh, ha molto Giappone. In generale, di quelle che stiamo sentendo. Come mood, sì. E allora, ragazzi. Jig, Lupin, Cavalieri. Poteva mancare lui? Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio. E gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Chi mai spezzerà le nostre catene? Chi da quest'incubo nero ci risveglierà? Chi mai potrà? E finisce così col titolo dell'episodio. Ah, è dell'episodio. Okay. Io ho i febbrividi. Io credo di non di volere una rimasterizzazione della sigla, perché effettivamente l'unico difetto che ha è la qualità audio e basta. Su Spotify io l'ho trovata di recente, mi sembra la più qualità che ho trovato, devo essere sincero. Perché mentre cercavo mi è spuntato proprio tra i consigliati. Perché sì, incredibile. Una bella sigla. Tra l'altro ricordiamo che di testo di Lucio Macchiarella, musicata da Claudio Maioli, che è il cantante sotto pseudonimo di Spectra. Cioè, famoso il provino cantato in inglese di Ken Ingwer. Vabbè, dico, cercatelo su YouTube per trovare sta perla di Ken, questa sigla cantata in inglese. Tra l'altro sbagliata, cioè ero parole a caso spacciate per inglese, chiusa parentesi. Andiamo con l'ultima sigla e poi si va a votare e buttiamoci una Cristina D'Avena che fa sempre bene. Dai. Compariva il titolo Occhi di Gatto e abbiamo finito la categoria. Ve l'ho detto, tra l'altro, più combattuta questa. Eh sì, ma allora per me in realtà no, perché secondo me vai, iniziamo Kenshiro è veramente difficile essere battuto da qualsiasi cosa, perché ha un crescendo incredibile. È proprio bella. Occhi di Gatto a me piace... è molto bella, ma volevo dire, visivamente credo sia terribile come sigla, cioè fa cacare. Fa... No, quella che forse visivamente quella che mi piace di più è Jigrobo, perché è molto di quel periodo, rispecchia perfettamente quel periodo. Qui sono comunque anche belle. I Cavalieri hanno un problema, secondo me. Il cantante, mi spiace dirlo, amico mio, però non è il massimo per rendere la musicalità di quella canzone, che è molto bella. Nei bassi ancora, ma negli alti si perde completamente. Sì. Però Ken, ragazzi, per me è tutto. Cioè, musicalmente cambi di Ken musica, è fuori tensione. Di testa, Ma poi c'è un crescendo incredibile a metà. Mi emoziona nemmeno... non è nemmeno tra le mie opere preferite, Ken, ma comunque mi... Perché bisogna votare la canzone, ragazzi. Io lo so, no, che ma anche, gatto, anche io, dice, tipo... Ecco, però... Cioè, dovessi votare per il cartone, avrei votato Lupin a mani basse. Mm-hmm.
A me piace un sacco. Io non lo so, però... Se occhi di gatto avrei votato, non lo so, dovrei pensarci, perché Ken comunque... Cioè Ken, la sigla di Ken è proprio bella. In realtà. Perché sì, Ken, convio... ragazzi, è perfetto per, tra l'altro, descrivere anche qual è l'opera. È cupa, è triste, sì. È proprio... Poi c'è comunque tanta musicalità, non so. Tra l'altro rispecchia proprio il titolo, cioè... Mai scorderai anche... l'attimo. Poi racconta, cioè, il bello è proprio che racconta, cioè racconta bene. Sì, sì, sì. C'è una canzone bella. Che se te l'ascolti a parte, senza cartone animato, senza niente, proprio ti racconta, è proprio figa. Sì, bella. Ho votato anche io quella per lo stesso motivo. Veramente bello. Jig, se non ricordo male, è stato anche scritto in chat, se non ricordo male, però è proprio base giapponese la sigla, c'è cioè proprio sì, l'opening. Si sente tanto. È veramente male, tanto giapponese, sì, sono tenuti tantissimo. Sì. Che è una mi spiace per Massimo Dorati dei Cavalieri dello Zodiaco, che Massimo Dorati, grandissima persona, scomparsa ormai penso vent'anni fa. È insultato e morto. Lavorato con Fiorello e a tanti altri cantanti per Massimo Dorati, però a volte non è neanche il cantante che non è che non sa, no, è la sigla sbagliata per lui. Esattamente, secondo me non è per lui. Poi lui sarà un professionista, non sì, no, ma ci sta, ragazzi. Lasciamo per dire un Masinico Shaman King, per dire, ci vuole proprio però la cosa giusta. Devi proprio beccarlo bene. Esatto. Cioè... Comunque vince Ken. No, la sigla non è brutta, non sono d'accordo. La sigla di dei Cavalieri dello Zodiaco in realtà anche un bel cambio di musica. Io non, tra l'altro, i Cavalieri dello Zodiaco mi fanno ribrezzo, quindi lo dico proprio non piace nemmeno senza a me. Interessi personali neanche un po'. Non mi sono mai piaciuti e mai mi piaceranno. Ho stretto a guardarlo perché mia sorella li adorava e li adora tuttora, ma proprio non mi ha mai preso i Cavalieri dello Zodiaco, mai. Ken non no, Cavalieri non mi piacciono, non semplicemente non sono per me, non ne ho da parlare male. Mi abbiamo sempre annoiato, va bene. Andiamo con la penultima categoria di questa seconda puntata, categoria americani, America. Ok, abbandoniamo quindi il Giappone. So già cosa metterai, secondo me. Non lo so, non lo so. Dai, andiamo a vedere, prima sigla. Che pazzie, che stramberie, respiri sempre a Beverly Hills. Me la ricordo comunque. Che euforia, che leggiadria, respiri sempre a Beverly Hills. Che follie, che stramberie, respiri sempre a Beverly Hills. Di animazione di merda. Scusate. Allora, se non l'avete capito, siamo quelli di Beverly Hills. Sì, mi pare siano quelli di Beverly Hills. Non è stato detto. Stavo non dicendo è stato New York, detto, ma dico, c'era anche Christian De Sica, mi pare. Sì. I personaggi Natale toccava, si vedeva a un certo punto che prova a toccare le palle a uno poi hanno tagliato cartone di 26 episodi. Questo vi fa capire come negli anni 80 si comprava di tutto e anche la merda. E allora siamo quelli Beverly Hills, andiamo alla seconda. Se questa io cancello il non spero, credo spero... No, ok, lo dico poi. No, non credo, c'è qualcosa di Fabio, io rompo l'hard disk, ragazzi. Guarda, Marco, la seconda, bombardiamo la Sicilia, vediamo un po' adesso, no? Allora andiamo a vedere la seconda. La nostra spesa è contro il nostro, la nostra donazione.
schizzoide, cattivo e genialoide. Quattro splendidi fratelli, ora sono quattro Street Sharks. Simpatici e robusti, con denti molto aguzzi, son con noi per far trionfare la giustizia e la verità. Quattro pinne all'orizzonte. È storica del canale anche questa, c'è la donazione. Esatto. Donazione. 4 euro era, no? 4 euro. Sì, 4 euro. Che canta? Enzo Draghi. Enzo Draghi. Grande, Enzo che Draghi è quella di Lupin, la prima di Lupin. Sì. Gli amici di Lupin, cioè quella, lì era sotto lo pseudonimo Gli amici di Lupin, però era Enzo Draghi. E che troveremo più avanti. Troveremo altre, va bene. Sì. Andiamo alla terza americana. Aspetta un attimo, sono sì. Quelli di Beverly Hills. Hai problemi con le cose di Formanelli. Ecco qua. Perfetto. Andiamo avanti con la terza. Vediamo cosa gli americani ci hanno riservato. Vabbè. Che magnifiche spie! Che tal parliamo dopo. Ma sì. Tornando il cartone in una nuova versione. Quarta sigla. Andiamo veloci. Eccoci. Bella merda l'animazione, ma questo non c'entra però. Melody, tu. L'entusiasmo della
nascondi in te sempre un po' di impazienza, attraversi la tua gioventù con trasparenza. Melody sei, che con gli amici risplende sereno, e scoprirai che in ogni cuore c'è un arcobaleno, non si può mai farne a meno, e non scolora col tempo, vedrai. Tutti scena con Melody, scena della vita, che per tutti è così assortita. Io posso dire, allora, se sei una quarantenne, cinquantenne, come era la Davena in quel periodo lì, e usi gioventù per dire, per analizzare una sigla di un cartone animato in cui c'è una ragazza, già non ci siamo. Questo lo qui dico, era palesemente. A prescindere dalla musica. Qui siamo inizi anni 90, quindi la Davena aveva come minimo ancora manco 30 anni. Va bene. Vabbè, comunque sei fuori sì, tempo sì, fa. Tutti diciamo scena che... con Melody. Ma era palesemente... Non gli hanno dato i diritti di Barbie. No, infatti. E a hanno... me sembrano le Polly Pocket. Creato... Ve le ricordate le Polly Pocket? Anche sì. Tommaso, ti dico, sono tre edizioni di Battaglia delle Sigle. Non posso mettere tutto fai in una due, prima. Perché l'altra era... Vabbè, l'altra è una miscela. Ma infatti, se va bene, la prossima sarà quella giapponese, poi ritorna la Battaglia delle Sigle italiana versione 2 con un sigle inedite. Cioè, quindi dico, oh, ultima sigla e poi si va a votare, dai. Giuda. Con zero in condotta chiudiamo la categoria americani, ragazzi. È fatto da quelli di Esplorando il Corpo Umano. Si vede soprattutto dai nasi. Sono alcuni nasi che si vedono tondeggianti. Tra l'altro l'animazione non è che sia migliorata un po', ma comunque non è tanto, vi faccio partire. Ragazzi, Totally Spies è incredibile. Tra l'altro, oltre ad avere dei giri di basso assurdi, è riuscita a mantenere la musicalità delle spie, dei film di spie. Esatto, cioè capisci subito, c'ha quel funky che è incredibile, è proprio bella. Veramente stupendo. Qui, vabbè, si combattono solo
Totally Spies e Quattro Pinne all'Orizzonte. Che però Quattro Pinne all'Orizzonte, a parte il testo terrificante, esatto, c'è una cozzaglia di aggettivi del cazzo. Sono muscolosi, sono tutti fatti così. Sì, ho capito. Va bene. Io Quattro Pinne all'Orizzonte invece che Totally Spies preferisco la seconda italiana, che vabbè, non so ora, se come lei. Per ora nessuna sigla a zero, non è mai stata una sigla che ha preso zero, cioè minimo uno c'è stato. Adesso voglio sapere quella persona che ha votato tutti in scena con Melody. Fatevi avanti. Sai cosa non mi piace delle Totally Spies? Che in realtà prima parlavamo in chat, ma non ho, perché correva veloce, non ho capito il logo, che a me non piace per niente invece delle Totally Spies. Ma a me anche graficamente non è proprio bello Totally Spies. Beh, graficamente loro lo guardavo sempre da piccolo su Cartoon. Dove lo danno? Su Cartoon Network? Ma anche sui Sì, su Cartoon Network e poi su Italia 1. Loro ovviamente sono le Charlie's Angels e quel logo lì con... Tanto c'era questa, c'era forse ancora oggi, c'è questa mania di fare tre personaggi di colore diverso. No, ma quello vabbè, può essere anche interessante. No, no, ci sta, è che è una cosa che si fa in un sacco di robe, spessissimo. No, Denver, però la bravura che hanno avuto a mantenere la sigla. Ma non so se è americano Denver, mi pare di sì. Beh, si chiama sembra di sì. Mi pare proprio di sì. Mi pare sì, no, ma non so se è prodotto in America. Perché questo credo... è cartoni americani. No, forse non è beh, comunque non è Giappone, sicuramente. No, ovvio, però non lo so è se Canada, è Totally Spies. Però Canada, diciamo Totally... americani, vabbè. Diciamo americani come conti, cioè quando diciamo tutto il continente americano, no, abbiamo preso un po' alla larga, comunque fare potrebbe delle categorie non è facile. Magnifica spia, ma forse no. 68%. 166 voti. No, allora, Melody aveva fatto 187. Melody ha preso quel voto e non si fa palesa. Ci sta. Allora, Melody 1. No, scherziamo, ragazzi. Ok, poi c'è. Comunque, Denver, Stati Uniti, Francia. Francia, vabbè, la Francia è sempre stata interessata all'animazione, al fumetto, eccetera, quindi non mi stupisce, in realtà. Sì, c'è un sacco di cartoni francesi. No, ma in generale la Francia ci dà le piste a noi in Italia, ancora oggi. A livello se ci prova quantomeno. Sì, ci provano, bene o male. Allora, ragazzi, siamo arrivati all'ultima categoria di oggi e finiamo con le commedie. Commedia, la dodicesima categoria e ultima di questa live. Quindi, cinque sigle di anime inerenti a commedia. Vediamo un pochettino, iniziamo e anche qui vedremo cosa succederà. Sono le divinità, poi lì c'è una bambina che ancora dea non è, è graziosa e birichina, Pollon il suo nome è. Pollon, Pollon combina guai, su nell'Olimpo felice tu sei, la beniamina di tutti gli dei, sei tu. Pollon, Pollon combina guai, su vai racconta quello che tu sai. Pollon, Pollon combina guai, il titolo della sigla per l'anime, c'era una volta Pollon. Scritta da Alessandra Valeri Manera e musicata da Piero Cassano dei Mattia Bazar. Mica cazzi. Ok, cantato ovviamente da una D'Avena in giovane età. Andiamo con la seconda, andiamo a vedere un pochettino cosa vi riservo. Notizie sugli umani e la terra. Ranocchio, tigrone, si distrae dall'obiettivo.
bisogno. Ma non fare la guerra, tu ami questa terra. Che eroro, soldato extraterrestre che si infiltra tra gli umani sempre più. Che eroro, sei buffo, che eroro, sergente innocuo che non sa imporre la sua autorità. Che eroro, dando spazio il suo plotone. Eroro di Gio Giovanni e Sara Bernardini. No, stavolta la D'Avena lasciamola da parte questa volta. Sì, molto bello con le due voci. Incredibile. C'erano delle cose. Se ascoltate bene nella musica, c'è addirittura un piano, una certa, che mette delle note per cioè, è spettacolare. Bella. È spettacolare. Poi che Eroro, fantastico. Tra l'altro, purtroppo è fermo anche in Giappone da anni ormai. Non credo finirà mai. Tra l'altro, in Italia. Al volume 33, in Italia, al volume 31. E l'anime è mai finito in Italia, cioè interrotta la prima puntata, no, interrotta la prima puntata della terza stagione. Sì, sì, non hanno mai, perché era bloccato, non potevano. Mediaset poi non ha più comprato nulla, quindi andiamo avanti, terza. Andiamo a vedere cosa. Shin-chan in Giappone va da morire. Madonna, Shin-chan è da morire, Shin-chan. Ovunque, alla pari di Doraemon. Shin-chan in Giappone, allora, a livello estetico è una mascottina pirla, simpatica, anche come comicità i giapponesi ridono molto con queste cagate, sì. Shin-chan, da noi in realtà c'erano delle cosine carine che tradotte, cioè erano sempre battute sul culo, sulla cacca, però erano anche divertenti per un pubblico piccolino, diciamo. In Giappone sì. Si divertono anche gli adulti, vanno pazzi per queste cose qua senza meme, proprio questo è ufficiale. Vanno effettivamente pazzi per questo tipo di comicità e la mascotte di per sé funziona ed è vera, vi giuro ragazzi, e io penso di aver visto davvero degli adesivi anche al centro, cioè è veramente ovunque. E, però la sigla, va bene, parliamo poi. Andiamo alla quarta, vediamo un po' quante ricordano sia l'anime che la sigla. Rossa è bellissima, in ricerca di Sima, non si fa intimidire, né
Beh, una missa scaccia fantasmi. Ma la musica aveva anche dei cambi carini. È tutto sbagliato a livello di significato. Cioè, sì, l'hanno sessualizzata senza senso. E tra l'altro specificano una ragazzina anche nella storia. Quindi è comunque una parte del Giappone che non mi sento di appoggiare. Comunque, vabbè, a parte quello, è una canzone anche caruccia, togliendo il testo musicalmente. È malato. Andiamo alla quinta e ultima. Mi sembra che la scritta Vector, se c'era o non c'era, e c'è. Con Dottor Slamperale chiudiamo la categoria commedia. Via, votate. Votate. No. Non posso perché c'è qualcosa che non... C'è qualche nome che... Apollon forse era problematico. Vabbè, mamma mia. Sì, forse era Apollon. Il cartone della Grecia. Sì, era Apollon, adesso c'era una volta P. Vabbè. Ragazzi, per me Chiroro è un livello altissimo. Guarda, altissimo. Io sono molto indeciso. Chiroro è incredibile. Io voterò Apollon giusto per non votare Chiroro, perché tanto so che vincerà quella. È perché troppo effettivamente bello, è troppo bella. Però è incredibile. Apollon non è da sottovalutare. È che in questa categoria qui era quella un po' più calma. Meno vivace come canzone, però in realtà è bellissima quella di Apollon. A me quella di Dottor Slamperale tipo non, forse un non po' mi lenti, piace come... cioè un po' lentini, perché come basso ci sta anche Apollon, come musica, come batteria un po' fiacchina, però ci sta, non è una è molto più calma. Però nel complesso è un po' un giro, a me, cioè a livello di cuore io avrei detto Arale, comunque ovviamente non lo dico nemmeno a livello Arale, vabbè, Arale è quella che ci abbiamo in mente tutti, però secondo me come sigla che non è che nulla di che sì. No, Shin-chan non mi è piaciuta, Mikami e Mikami fa incaccare secondo me. No, Mikami musicalmente, ti ripeto, era piaceva. Anche interessante, fa delle cose anche carine per una sigla, però non mi va per altre cose di votarla. Chiroro è a tutto, ragazzi, cioè Chiroro è fantastica, è veramente fantastica. Chiroro è proprio bella. Chiroro è una bella sigla. Sì. Ma anche come canzone, cioè proprio c'ha delle cose che se la sentite bene, degli inserimenti del piano, dei giri incredibili. Ma poi Gaso cioè, un sacco, Gaso di Chiroro. Mi spiace che non è finito, perché io volevo anche recuperare il manga, ma sapendo che non è finito, non probabilmente ha senso non finirà, non ha senso. Sì. Bene, è vero che loro comunque... vabbè, sì. Arale ha preso un bel po', Sì, è partita maluccio, ne ha presi un pochino. Sì,
Arale non è, cioè per me non è bella, cioè non so perché. No, neanche secondo, Arale, neanche secondo me più è per bella. Il cuore, ma sì, cioè l'anime è bello, è la sigla che non... L'anime è bellissimo. Però, io ho preso questa, ma c'è la sigla storica. Sì, è senza remix, la sigla storica è molto sai più... che non me lo ricordo, sì. Non me la ricordo la sigla storica. Sì, no, questa è molto più mixata, più veloce, quella normale, la più storica... tranquilla. La storica, oddio... Non mi ricordo, che andava sulle reti locali, se non ricordo male all'epoca, Arale. Che poi Mediaset acquistò la serie storica di Arale e ci mise questa sigla con le immagini della vecchia serie, vedi, non fece manco nemmeno una sigla. È il classico tunz di sì, Longhi Vanni, Arale. Vanni, dopo un po', ha fatto delle cose molto carine, Vanni, sicuramente lo incontreremo nel corso della serie, ma non è questo il caso. Allora, ragazzi, abbiamo finito per questa live. Sì. Però... vi lascio con i nomi delle sei categorie. Vai. Che allora troveremo tra due settimane. Sì, perché sì. La prossima, ragazzi, non ci sarà. Ci sono le conferenze. Pausa, sì, le conferenze. Torna domenica 16. Torna domenica 16 e domenica 16 vedremo Eroi, I Mai Andati in Onda, Robot Mecha, Investigatori, ecco qua, Scolastici e Fantasia Medias. Ok, beh, ma bella roba, cioè roba famosa anche. Molta, specialmente la categoria robottoni. Sì, sì, c'è tanta roba. Vi lascio soltanto immaginare. Quindi amici, ringraziamo innanzitutto Taichi per il lavoro incredibile che sta facendo, un amore veramente, seguitelo tutti. Ringraziamo anche le sub, dove eravamo arrivati? Mi pare avevi ringraziato, no, allora... è stato un po'. Sì. Forse l'ultimo è stato Tommaso? Elia mi sa l'ultimo. Dove da Tommaso a... Sì, da Tommaso. Da Tommaso, Luke the Master, Leonardo, Giacomo che regala la sub, Kyusha, Diego, Raiden, Barba Bagnata, Kiroshi, Tombino, Frapsa, Simpli e Robe. Grazie, bellissimi. Per il supportone. E eravamo tanti, abbiamo chiuso che eravamo 610-620 alla fine. Tantissimi. Chat. Mi raccomando, importante domenica prossima, comunque ci sono le conferenze già partono. Sì, trovate la scaletta su Instagram, l'ho pubblicata già, lo trovate come posto sul nostro profilo Instagram di Termosifoni. Trovate la scaletta con tutti gli orari delle conferenze. Partiremo chiaramente un quarto d'ora prima di ogni conferenza, se non alcune addirittura sono conseguenziali. Quindi domenica prossima non ci sarà la battaglia delle sigle perché ci saranno le conferenze. E la battaglia delle sigle tornerà il 16. Il 16, poi se va tutto bene saranno poi tutte le domeniche consecutive fino alla finale. Quando è la finale? Dovrebbe il 4 luglio, 3 luglio. No, il 7 luglio. Domenica 7 luglio dovremmo finire. Mi raccomando, a meno di altri impegni e cose varie. Sì, certo. In teoria dovremmo riuscire a finire il 7 luglio. Se tutto va bene. Dai, spero vi siate divertiti tutti quanti. Ancora grazie a Fabio per il grazie format. Grazie a voi, ragazzi. Tantissimo, sì, tantissimo. Grazie a voi, grazie alla chat. Ci vediamo domani mattina, iniziamo My Time at Sandrock. Che io non ho la chiave in realtà. Te la giro. Han fame. Vabbè, ciao belli, un salutone, grazie a te per essere passato. Buona serata. Ciao ciao. Ciao belli, ciao.